Ed eccoci in diretta, bentrovati telespettatori per questo appuntamento di Buongiorno Dottore. Allora andiamo subito a vedere i numeri di tempo per interagire nel corso di questa nostra trasmissione che fanno la parte del leone perché proprio vi consentono di comunicare con il dottore. Parliamo di problemi legati agli occhi, quindi per chi ha subito captato il dottore, quindi l'ospite e il problema, 011 06 00774, il numero per le chiamate, 348 80 42 54, per sms e whatsapp. E allora dicevamo, problemi agli occhi con il dottor Romolo Protti. Ben trovato dottor Protti. Buongiorno, ben trovato a tutti. Primario del reparto di oculistica dell'ospedale di Domodossola, che risponde ai numeri che vedete in sovraimpressione. E allora dottor Protti, in attesa dei nostri telespettatori, volevamo aprire il capitolo dedicato all'ipermetropia. Intanto cos'è e quali sono le cause che portano a un'ipermetropia? Poi magari vediamo anche le cure. Allora, ipermetropia è un difetto visivo, difetto refrattivo, fa parte di quei tre difetti principali che sono l'astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia. Ipermetropia significa, in termini semplici, occhio corto, per il quale la nostra capacità di convergenza del nostro occhio non riesce a mettere a fuoco l'immagine sul piano retinico, perché la retina si trova in una posizione più prossima rispetto alla focale. Come dire, ciò che va a fuoco finisce dietro la retina e quindi viene vista in modo sfocato. Diciamo che è un difetto refrattivo molto comune soprattutto fra i ragazzi giovani, fra i bambini, quasi tutti si nasce un pochettino ipermetropi, poi crescendo, come si allungano le gambe, le braccia, i piedi, si allunga anche l'occhio, l'ipermetropia si riduce. È un difetto che spesso non viene così diagnosticato, perché uno fino a quando è giovane ha la possibilità di autocorreggerselo, nel senso che noi abbiamo all'interno dell'occhio una lente che si chiama cristallino. Questo cristallino costruisce una lente positiva e tante volte un soggetto giovane utilizza questa metodica per correggere un difetto visivo da lontano, costruendosi una lente che serve per leggere vicino, quindi io vedo bene lontano e non mi accorgo di avere un piccolo difetto. Naturalmente un difetto di questo tipo è un difetto che va corretto con lenti positive. Lenti positive che hanno il compito di mettere a fuoco un'immagine, questa volta da lontano, anche se l'occhio si autocorregge nella maggior parte dei casi. Ipermetropie lievi non vengono corrette, non si fa danno a non correggere. Ipermetropie elevate invece vanno corrette, perché tante volte inducono anche quelli che sono spesso nei ragazzi giovani o nei bambini piccoli, quelle sindromi d'occhio pigro, un occhio molto ipermetrope potrebbe non sviluppare la vista. Spesso a una ipermetropia in un soggetto in età giovanile, infantile, si associa uno strabismo e quindi tante volte si hanno quegli occhietti che scappano all'interno, che non sono altro che un disturbo di accomodazione dovuto al tentativo di correggere un difetto di vista elevato. Mettendo degli occhiali tante volte si addrizza anche l'occhio. L'occhio, come vediamo, è costituito da varie strutture. Tutte queste strutture hanno un aspetto, hanno una ragione di essere delle lenti, e come, per dire in parole semplici, come se il nostro occhio fosse una lente grande. Una lente grande di circa 90 diottrie che mette a fuoco l'immagine sul fondo dell'occhio, quindi sulla retina. Quindi una cosa sono le diottrie, una cosa sono i decimi. Spesso chi viene per i nostri studi si confonde un pochettino su quelle che sono le diottrie intese come ciò che serve come lente per mettere a fuoco, rispetto alla capacità con cui noi misuriamo la capacità visiva, che sono i decimi. Essere ipermetrope vuol dire avere una lente totale troppo debole che va aumentata mettendo un occhiale. Quindi l'ipermetropia è uno dei difetti più comuni che ci sono. Ecco, diceva peraltro per i bambini che potrebbero poi sviluppare altri problemi, proprio per questo è importante nei primi anni di vita di una persona ricorrere a magari una visita oculistica per capire se ci sono dei problemi. Ormai è noto che la capacità visiva si sviluppa da 0 a 6 anni,
Quindi ormai la collaborazione fra gli oculisti e i pediatri è quella di sottoporre tutti i bambini a una visita oculistica, almeno come prima visita, all'interno dei primi 4-5 anni di vita. Quello è fondamentale perché ci consente di correggere difetti che potrebbero essere ragione di non buone capacità visive in futuro. Quindi una visita oculistica va sempre fatta fra il quarto, massimo quinto anno di vita, a meno che non ci siano delle evidenti, diciamo, anomalie estetiche, come l'occhio che scappa o un colore diverso dall'occhio, in quel caso si sottopone anche in età, diciamo, neonatale. Premetto, tutti i bambini che nascono oggi vengono osservati immediatamente dopo la nascita nelle loro strutture rioculari e si vede se c'è il riflesso rosso del fondo, che è un segno di trasparenza del nostro occhio. Allora, dottor Protti, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? 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 Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, chiamo dal Varesotto, sono un ragazzo del 29, vorrei parlare col dottore. Buongiorno. Giovane allora, pronto? Allora, parli pure che il dottor Protti l'ascolta. Pronto? Dottore, scusi, sono un ragazzo del 29. Sì. E mi hanno detto, è già 15 anni che mi hanno detto che ho la doppia cataratta, tutti e due gli occhi. Io volevo un consiglio da lei. A questa età mi conviene farla o posso chiedere, perché faccio fatica a leggere, no? Gli occhiali non vanno mai bene. Un giorno vanno bene, un altro giorno non vanno bene. Cioè, continuo a spendere soldi per gli occhiali, ma la vista è sempre quella che è. Lei mi consiglia di operarmi almeno uno o no? Ma allora, gli occhi servono per vedere, d'accordo? Quindi se non vedo, devo cercare il modo di far sì che gli occhi vedano. La cataratta è un invecchiamento del cristallino e quindi è più facile che ci sia una cataratta in un soggetto nato nel 1929 rispetto a un soggetto giovane che ha solamente 29 anni, quindi è assolutamente una cosa normale per l'età essere, come dire, malato, se vogliamo parlare di malattia, ma che malattia non è, della cataratta. L'intervento chirurgico è sicuramente la risoluzione, se la retina è buona, ha dei suoi problemi, quindi il mio consiglio è assolutamente sì, farsi operare se c'è in tutti e due gli occhi, in modo che acquista una ottima capacità visiva. Dalla voce mi sembra che sia una persona assolutamente giovanile, attiva, e quindi ritornare a vedere bene sia lontano che vicino la pone in condizione di svolgere la sua quotidianità in modo assolutamente molto più brillante, quindi assolutamente deve farsi operare di cataratta. Oggi l'intervento di cataratta, come da mai da tanti anni, è eseguito in anestesia locale, topica, quindi diciamo non si sottopone il fisico anziano a un'anestesia generale che può essere di maggior rischio, quindi assolutamente è da farsi operare. E su questa cosa è una domanda che spesso viene posta dai figli quando accompagnano in visita i genitori anziani. Tenete conto che non tutti gli anziani hanno questa, diciamo, gioventù che ha in questo momento ha espresso il nostro telespettatore. Se un anziano ha poca mobilità, l'unica possibilità che ha di partecipare al quotidiano è vedere, quindi assolutamente il vedere per un anziano significa anche ritrovare voglia di fare, sorriso, voglia di comunicare, voglia di stare insieme alle persone. Quindi la cataratta a qualunque età, se è presente di impedimento visivo, va operata. Allora, 011 06 00774, numero per le chiamate 348 80 42 54, per SMS e WhatsApp. Dicevamo, allora, intanto c'è una telefonata, lo andiamo ad accogliere. Il nostro telespettatore da casa, pronto? Se parla con me, buongiorno. Mi chiamo Luisa e chiamo da Torino. Faccia pure la domanda, buongiorno. Buongiorno dottore, ascolti, buongiorno. Diversi anni che ho un problema di occhi secchi, immagino. Ho molto dolore, mi sembra sempre di avere
della sabbia o addirittura dei coltelli dentro gli occhi, sia di giorno che di notte. Mi bruciano tantissimo, nonostante tutti i colliri e i gel che mi sono stati prescritti. Ho un forte fastidio sia con la luce del sole che con la luce anche di casa, con la luce artificiale. E volevo capire un attimino da lei cosa può essere. Mi era stato detto che poteva essere la sindrome di Sjögren, però il reuma test è risultato negativo. L'unica cosa positiva è stato il test di Schirmer. No, il test di Schirmer è un test che ci dà valore di quanto il nostro occhio è capace a lacrimare in termini quantitativi, quindi è un esame che ci dà risposta se ci troviamo di fronte a un occhio secco oppure no, ed è uno dei tanti test che si fa per avere diagnosi di occhio secco. L'occhio secco è una delle patologie più diffuse, più con grande incidenza soprattutto fra le donne, e ha una sua componente, diciamo, di disagio sociale molto importante, perché avere un occhio che brucia, che gratta, che dà fotofobia, sicuramente anche una, crea anche tante volte assenza dai posti di lavoro, quindi ha un impatto sociale importante. La ragione dell'occhio secco ha però un suo perché, quindi prima bisogna escludere eventuali forme di tipo allergico che possono essere ragioni di occhio secco. I disturbi ormonali possono essere ragioni di occhio secco, così come anche delle malattie, come ha detto la signora prima, di malattie di tipo autoimmunitario. La sindrome di Sjögren si evidenzia anche facendo una biossia delle ghiandole salivari, perché non tocca solamente l'occhio, ma tocca anche la secchezza del naso, della gola e della bocca. E quindi è una diagnosi un po' più complessa. La terapia è instillare i sostituti dei fini lacrimali, cioè di quelle cose che l'occhio non riesce più a prodursi. Quindi trovare la lacrima giusta associandola a un antinfiammatorio, perché ricordiamo che è una malattia dell'occhio, l'occhio secco, e quindi va anche curata dal punto di vista infiammatorio, tante volte dà un grosso sollievo a quello che è stare con gli occhi aperti, fissare o agire in ambienti più o meno luminosi. Alla notte è maggiore il fastidio, perché noi produciamo lacrime sbattendo gli occhi, di notte dormiamo, sbattiamo meno gli occhi, quindi il mattino o la notte, se mi sveglio in modo improvviso, è il momento che ho più fastidio agli occhi. Quindi una visita completa aiuta a diagnosticare che possono essere ragioni della malattia dell'occhio secco, e per la diagnosi certa poi ci sono delle cure specifiche. Se fosse una componente allergica si sottopongono delle cure a base di antistamidi, quindi assolutamente il Sjögren potrebbe essere una causa, ma lo Schirmer è un test di valutazione, quindi deve scoprire esattamente come mai ha l'occhio secco. Anche un abuso, ci sono certi farmaci che aiutano l'occhio secco. Farmaci, adesso c'è un grosso uso di quelli che sono gli ansiolitici, antidepressivi, sono una delle prime cause di occhio secco. Quindi c'è tutta una serie di ragioni per cui le nostre lacrime non vengono prodotte. Tante volte si ha una produzione abbondante di acqua, si trova un occhio molto bagnato, ma in realtà non ho quel tessuto lacrima che serve a mantenere sane le mie superfici. Quindi direi di completare in modo più completo, diciamo, tutta la diagnostica dell'occhio secco per arrivare a capire quale potrebbe essere la ragione dell'occhio secco, anche se poi le terapie sono fatte di antinfiammatori, cortisonici o antistaminici e sostituti di lacrime artificiali. Allora, intanto ringraziamo la nostra telespettatrice e proseguiamo con un WhatsApp. Allora, andiamo a leggere cosa ci scrivono al 348 80 42 54. Buongiorno, esiste un collirio per pulire un po' l'occhio stanco appannato? Un po' di tempo fa usavo il visumetazone, però non so se è la cosa giusta, grazie.
Ma il visometazone è un cortisonico, quindi tutti i cortisonici aiutano, migliorano qualunque tipo di superficie oculare, quindi il dare cortisone sicuramente sia un beneficio. Però bisogna capirne la ragione di questa, se fa una cosa per essere curato con il cortisone. Per quanto riguarda l'appannamento, come dicevo prima, cioè quando io non ho una buona lacrima produco una lacrima di scarsa qualità, e siccome la lacrima ha un effetto, diciamo, protettivo sulle superfici ma anche di qualità della nostra visione, se ho una cattiva lacrima, tante volte un eccesso di muco, ho un occhio appannato. Quindi tante volte ho una ragione di natura allergica, migliora col cortisone, se non usando il cortisone sia un occhio appannato perché sia più muco. Quindi in questi casi una visita oculistica completa evidenzia quelli che sono gli aspetti della mucosa congiuntivale tipiche dell'allergia, e dopodiché si procederà con dei test allergologici per identificare l'antigene che è ragione di questa allergia. Però questo appannamento spesso ha in essere una qualità della lacrima non perfettamente omogenea e trasparente, ma tante volte o ricca di grassi, quindi lipidica, per iperproduzione di parte grassa della nostra lacrima, oppure di muco quando si tratta di un fattore infiammatorio di tipo allergico. Dottor Perché Protti, la lacrima allora, è acqua. La interrompo un attimo. Allora, intanto abbiamo una telefonata, poi ci ha riscritto il telespettatore del messaggio del visometazone, che la prima parte probabilmente un problema tecnico di internet è rimasta rallentata, quindi non si è capita la prima parte del... Allora, intanto andiamo a prendere la telefonata giusto per non perdere la priorità con il nostro telespettatore al telefono. Pronto? Buongiorno, mi chiamo Pazienza di Veruno, mi fa parlare per cortesia? Buongiorno. La sta ascoltando, faccia la domanda. L'altra volta lei mi ha spiegato tutto, però la telefonata non sono riuscito a capirla perché per un disturbo telefonico. Niente. Se mi può ripetere ancora le stesse cose, adesso le faccio presente quello che ho scritto. Io ho 81 anni, sono portatore di glaucoma nonché di cataratta a entrambi gli occhi. Ho rimandato un anno fa l'intervento per paura di contagio da Covid. Nel frattempo però la situazione sembra peggiorata. Posso rimandare ancora l'intervento in attesa che il Covid si attenui? Le leggo intanto l'ultimo referto oculistico risalente a un anno fa. Sono in terapia col Combigan. Adesso le leggo ciò che mi ha rilasciato un anno fa l'oculista che mi ha visitato ultimamente. Sono in cura con l'amiodarone che mi ha creato qualche problemino in passato, adesso ho dovuto ridurre la dose. Anamnesi oculare, glaucoma in terapia con Combigan in 00, non so, ambliopia in occhio destro, refrazione soggettiva, lontano occhio destro, visus MM, non ho capito cosa voglia dire, lontano occhio sinistro, visus, 4 decimi sfera, trattino 1,00, tonometria, occhio destro 17 mm, occhio sinistro 17, segmento anteriore, opacità cortico-nucleare del cristallino, più SCP, sinecchie, irido capsulare, scarsa midriasi, occhio sinistro, opacità cortico-nucleare del cristallino, segmento posteriore 00, atrofia pari papillare, riduzione RNFL, macula conforme. Si consiglia intervento, estrazione cataratta in occhio sinistro e poi anche l'occhio destro. Mi può dare posso attendere ancora? Perché il visus mi sembra che sia bassissimo, perché non posso magari neanche guidare più in queste condizioni. Posso attendere ancora, devo affrettarmi, devo andare privatamente, ho paura del Covid, mi dia un consiglio. Grazie. Ma allora, come non è che possa dare
troppi consigli, nel senso che è stata fatta diagnosi di cataratta. La cataratta è in tutti e due gli occhi. L'occhio destro è un occhio ombrico, perché c'è un occhio che è pigro da quando è nato. Quindi vuol dire che io opero quell'occhio, vedrà sempre poco. L'occhio sinistro vede 4 decimi con un piccolo difetto refrattivo, con un piccolo occhiale. Per poter vedere di più, quell'occhio, avendo una retina sana, come è stato diciamo descritto, deve farsi opera di cataratta. Prima si fa operare, prima vede. Quindi non ci sono altre alternative. Il Covid, a livello diciamo di rischio infettivo da Covid, per un intervento lo escluderei nel modo più assoluto. Oggi si accede in sala operatoria solamente dopo aver eseguito un tampone 48 ore prima che determini la non positività a Covid. Quindi chi entra in sala operatoria non è portatore di Covid. Dall'altra, il Covid ha bloccato la chirurgia della cataratta, quindi non si opera più nelle strutture pubbliche di cataratta da un paio di mesi, da un mese e mezzo, e non si sa quando si riprenderà. Quindi l'alternativa privata è una via, come dice la parola privata, cioè di un rapporto indipendente dalla struttura pubblica fra un professionista e il paziente. E le strutture private funzionano regolarmente perché non sono state, come dire, fermate dall'emergenza Covid. Quindi se lei vuol vedere in fretta e migliorerebbe la sua qualità visiva, prima si fa operare, prima vede. L'unica possibilità oggi è andare privatamente. Se aspetta la struttura pubblica, se non è già in una lista di attesa, deve mettersi in lista di attesa. La lista di attesa avrà dei pazienti che sono in lista di attesa prima di lei e quindi l'attesa sarà mediamente più lunga. Quindi la differenza fra pubblico e privato è solamente il tempo di quando viene eseguito l'intervento chirurgico. Tutto quello che viene eseguito in termini privati rispetto al pubblico ormai è identico, sia come materiali, come tecnologia, come tutto. La differenza lo fa solamente il tempo d'attesa. Va bene, quindi insomma il nostro telespettatore che ha un po' di paura per il Covid e vuole aspettare può mettersi in coda e passerà. È una questione soggettiva, è una questione soggettiva, cioè non si può pensare che il Covid blocchi qualunque tipo di chirurgia. La chirurgia della cataratta, essendo una chirurgia ambulatoriale, per normativa regionale è stata sospesa, verrà ripresa, spero, il prima possibile. Se oggi lui volesse operare, l'unica possibilità è andare privatamente, anche perché la qualità visiva di quell'occhio non giustifica un intervento in chirurgia d'urgenza, perché non esiste urgenza, a meno che di casi particolari della cataratta. Allora, dottor Protti, rimettiamo il messaggio perché non me lo ricordo più. Rimettiamo il signore dell'avviso metazone. Allora, il viso metazone è un cortisone. Ha aggiunto, il nostro telespettatore ha aggiunto, quale tipo di viso metazone meglio usare? Ma nessuno, non esiste un tipo, esistono vari tipi. Cioè il visumetazone normale, il visumetazone antibiotico associato, il visumetazone con antistaminico associato, ma il principio principale è il cortisone. Il cortisone va usato nelle ragioni in cui si deve usare il cortisone, non va abusato. È logico che se io prendo cortisone sto bene, ma questo vale anche se sono stanco, depresso e tutto. Il cortisone è una sostanza dopante, cioè mi tira su anche dal punto di vista morale, d'accordo? Quindi il cortisone va instillato nelle ragioni in cui va usato, quindi sotto controllo medico. Se il cortisone risulta essere efficace così come lo metteva prima, vuol dire che c'è un problema infiammatorio che giustifica una terapia antinfiammatoria. Quindi il suo oculista saprà dire se è una ragione tipo allergico, allora nel maggior acuto del fastidio usare il cortisone per brevi periodi, poi cambiando con antistaminico. Se è una ragione non che necessita di cortisone perché è una forma differente, non si userà cortisone. Quindi l'autocura con cortisone è sicuramente efficace per qualunque bruciore agli occhi, ma è una delle condizioni da non fare in modo autogestito.
Allora, dottor Protti, torniamo all'ipermetropia. Volevo sì. affrontare il capitolo cure. In realtà, allora, può benissimo andare via da sola. L'età dei pazienti. Dipende dalla età. Allora, se una ipermetropia sono un ragazzino giovane con 2 o 3 di ipermetropia, non mi servono gli occhiali, riesco a autocorreggermi, lo vedo bene. Se ho una iperattività, come si usa oggi, la didattica a casa, con l'uso di cellulare e tutto, posso avere un affaticamento accomodativo, un po' di mal di testa, quindi un occhialino che corregge una piccola ipermetropia è quello che comunemente viene definito occhiale da riposo. Se sono un soggetto, diciamo, al limite dei 38-39 anni ipermetrope, incomincerò, per ragione del mio difetto, a non leggere da vicino. Quindi anticipo un po' la presbiopia, se vogliamo dire in parole più semplici, cioè mi accorgo da ipermetrope di vedere peggio vicino che lontano, perché non ho più quel gradiente di capacità di costruirmi la lente per vicino. In questo caso metto un occhiale da lontano e riesco a vedere bene sia lontano che vicino. Se vado oltre i 45-50 anni, l'ipermetropia si sommerà sicuramente alla presbiopia e quindi avrò un difetto importante sia da lontano che da vicino. In questo caso, come negli altri casi, oggi ci esistono, come tutti i difetti refrattivi, la correzione ottica con occhiale o lente a contatto, una correzione chirurgica che può essere, per certi tipi in cui è possibile correggere la ipermetropia con il laser, in ipermetropie più elevate si fa della chirurgia più invasiva con impianti di lenti intraoculari in occhi che hanno delle dimensioni che lo permettono, oppure si anticipano la tecnica dell'intervento di cataratta, se si mette all'interno un cristallino al posto del cristallino in essere, correggendo con un potere differente questo cristallino in modo da poter correggere il difetto visivo. Quindi la terapia è a persona, a seconda dell'entità dell'ipermetropia che uno ha. 011-06. Buona. Dica, dottore. Una cosa importante è nei bambini 5, 6, 4, 5 anni un occhio ipermetrope potrebbe creare un non sviluppo della capacità visiva. Ecco che quindi l'ipermetropia in questi casi va corretta, soprattutto se si associa a una deviazione dell'asse visivo con uno strabismo, che può essere ragione di una ipermetropia elevata. In questo caso è necessaria assolutamente correzione ottica con occhiale quotidiana, continuativa. Allora, andiamo con una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Pronto! Buongiorno, come Pronto. Si chiama? Ascolti, il dottor Trotti? Sì, come si chiama? In diretta. Ah, esatto, ho visto il previsto, 011, allora è qua a Torino, no? Ovviamente è a Torino, sì, certo. Siamo a Torino. Ah, Torino. Senti, io ho il problema per gli occhi. Mi hanno allora, devi azzerare il volume del televisore. Mi ascolti, devi azzerare il volume del televisore e parla e sente solo dal telefono. Ah, ho capito. Studio. Abbassi il volume, senza spegnere subito. Allora, adesso posso parlare? Faccia la domanda. Ecco. Io mi sono fatto già visitare da parecchi dottori, no? Oculisti, ma non mi hanno risolto il problema. A lei dove lo posso trovare? Adesso poi quando è finita la trasmissione daremo tutti i nostri, diciamo, contatti. Non penso di essere più capace degli altri miei colleghi che non hanno risolto il problema, quindi non esistono anche i viaggi della speranza, quindi bisogna capire bene il problema, insomma. È l'ultima spiaggia, dottor Protti, no? Perché, allora, sarebbe bello capire… Se tutto venisse curato non ci sarebbero neanche le malattie, forse, o le conseguenze delle malattie, ecco. Allora, per il nostro telespettatore da casa… No, è ancora in linea il telespettatore, comunque… Allora, no, attaccato. Allora, per il nostro telespettatore da casa il numero da comporre è 011-260-4444, ma al termine della trasmissione, quindi dopo le 15:30 può chiamare
e eventualmente avere il numero del dottor Protti per contattarlo. Dottore, chissà se lei riesce dove non sono riusciti altri specialisti, chissà. Allora, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, buongiorno. Ascolti, io sono quello che ho chiamato prima, ho spento il televisore. Allora, per lei, allora, le stavo dicendo, per lei, telefoni dopo le 15:30 nel pomeriggio. Ah, aspetti che scrivo, Ecco eh. allora. È pronto? 15 È 30. Perfetto. 30. Il numero da Anche fare oggi, sì. di qualsiasi giorno, il dottore non è fisicamente qua con noi, però Io capisco. telefoni allo 011 011 260 260 44 4 44 4 4 Questo numero di telefono è il numero della nostra televisione. Ah. Il dottor Protti ha consentito a lasciare il suo numero di telefono, quindi lei faccia questo numero e la persona che le risponderà le darà il numero di telefono del dottor Protti per eventualmente Ah, ho sentirlo e capito. Allora oggi alle sperare. 15:30. Dopo le 15:30 può chiamare. Va bene. E allora mi dice dov'è l'indirizzo, tutto, no? Le diamo il numero di telefono e così sente anche, insomma, bisogna anche capire cos'ha, insomma, vediamo un attimo. Cosa c'è? Allora, intanto la ringraziamo, ringraziamo il nostro telespettatore. Andiamo con i messaggi. Allora, dottor Protti, vediamo un WhatsApp. Buongiorno, 56 anni, ho un problema di strabismo e mi mancano circa 2,5 e 2 diottrie. Quando leggo libro o al computer, dopo circa 20 minuti devo sospendere perché mi brucia un occhio. È normale? Grazie. Ma tutto può essere normale, nel senso che quando io leggo per attenzione sbatto meno gli occhi, un occhio asciutto mi dà acclimazione, bruciore, fastidio. Bisogna capire queste due diottrie cosa sono, se sono difetti ipermetropici, si sommano alla presbiopia, quindi il suo difetto da vicino è maggiore, e quindi a 56 anni non si ha più quella capacità accomodativa che si aveva prima. Se c'è uno strabismo, naturalmente questo aumenta, se uno strabismo è tipo convergente, cioè con gli occhi che vanno verso l'interno rispetto a uno strabismo divergente, cioè non ho, bisogna capire se ho una visione anche minima binoculare oppure no. Quindi sono tutti fastidi che possono essere quasi normali per l'età in chiunque di noi legga a 56 anni. Naturalmente se ho un occhio che è deviato, questo può essere aumentato come disagio avendo un occhio solo che fissa da vicino. Quindi in teoria tutto quello che ha può essere assolutamente la regola di uno che ha queste caratteristiche di strabismo, 56 anni e due diottrie di ipermetropia. Ci sta, diciamo. Sì. Allora, dottor Protti, abbiamo un WhatsApp. Allora andiamo a leggere WhatsApp. Buongiorno dottore, mi scusi, chiedo per mio nipote. A lui, dopo accurati esami anni fa, gli hanno diagnosticato amiastenia, che mi procura problemi ad un occhio, soprattutto vede doppio, non può vedere la luce, giramenti di testa. E ora è andato a contatto dopo anni, dicevo. E gli hanno ridato il cortisone. Mi chiedevo, solo il cortisone basta? È giusto un controllo a giugno e nel frattempo neanche più un attacco, niente? Grazie al ragazzo a 26 anni. Non è troppo complicato per poter rispondere al telefono. L'amiastenia solitamente è uno di quei disturbi tipo neurologico che quindi va curato e viene diagnosticato dal punto di vista neurologico. Quindi non è compito dell'oculista curare e controllare, come dire, la diagnosi e lo sviluppo della miastenia, che sarebbe una contrazione, per dire in modo semplice, un po' irregolare dei muscoli. Per quanto riguarda la diagnosi, se si è arrivata a diagnosi di miastenia, si sarà prima fatta tutta quella diagnostica strumentale come TAC e risonanza, quindi penso che quello sia stato già valutato.
a 26 anni possono esserci anche delle ragioni di tipo accomodativo, per esempio, come abbiamo detto in apertura, un'ipermetropia lieve, se si utilizza una visione prolungata da vicino, questa ipermetropia va ad associarsi sulla che la necessità di mettere a fuoco, quindi sull'accomodazione, aumenta la contrattura accomodativa e quindi si possono avere dei fastidi. Quindi io penso che una visita oculistica completa, bloccando anche quella che è la capacità accomodativa, quindi eseguendo una ciclopegia, ci dà risposta di una ragione per cui questi disturbi sono presenti in questo ragazzo di 26 anni. Allora, abbiamo... La diplopia ci sta anche con la miastenia, poi si fanno degli esami strumentali come lo schema di Asperger, quali sono i muscoli interessati, ecco, però tutto questo è la cura non è oculistica della miastenia, è assolutamente neurologica. Allora, proseguiamo con una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? 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 Anni prendo le pastiglie per la prostata e l'oculista mi ha detto così che ho una punta di cataratta, ma poca roba. Però altre persone mi hanno detto che è pericolosa prendere quel tipo di pastiglia per un'eventuale operazione di cataratta. Risponde la verità? Grazie. Diciamo né sì né no, nel senso che tutti questi farmaci afaritici danno una fragilità di quella che è l'iride, quindi ci sono delle possibilità in corso di chirurgia della cataratta di trovarsi di fronte a un'iride che non ha quella capacità di rimanere dilatata per tutto il tempo chirurgico, oppure tante volte si ha uno spostamento dell'iride verso il taglio corneale. Naturalmente la necessità di prendere queste pastiglie va, come dire, bilanciata sulla necessità di un intervento, quindi non si può pensare di sospendere la terapia per sottoporsi a un intervento di cataratta. Il chirurgo viene informato dal paziente di questo tipo di terapia, ci sono delle procedure chirurgiche che, come dire, mettono più in sicurezza un occhio che in terapia con questo tipo di farmaci. Quindi si utilizzano delle sostanze viscoelastiche diverse, si utilizza un sistema di dilatazione della pupilla, tante volte anche meccanica, in modo da non compromettere il risultato chirurgico. Quindi è un fattore di rischio dell'intervento, ma non è esclusione di idoneità all'intervento. Quindi il paziente viene operato con ottime, diciamo, successi e qualità, naturalmente è un intervento più complicato che un intervento eseguito in occhi che non hanno questo tipo di problema legato alla terapia per la prostata. Allora, dottor Protti, siamo al termine del nostro appuntamento, la ringrazio per essere stato in collegamento. Grazie a voi a tutti. Allora ringraziamo il dottor Romolo Protti, ricordiamo primario del reparto di oculistica dell'ospedale di Domodossola. Dunque ci fermiamo per un breve break pubblicitario, torniamo nuovamente con voi con un altro ospite.